Questa è la nuova generazione, è la nuova generazione della musica italiana popolare, e questo è un omaggio agli uomini di successo di Diana Est. Innanzitutto, perché questo cognome? Questo cognome è nato su un'esigenza di creare questo gioco di parole facile che si ricordasse, poi su quello che era il discorso che c'era sotto, artistico, legato al latino, legato al postmoderno, neoclassico, questo è tutto l'insieme. Diciamo. Allora non è vero che siete rudi e senza una grande cultura, ragazzi della nuova generazione, rudi nel senso di grezzi? Evidentemente. Ma io penso che essere grezzi sia lo stesso un modo di fare cultura, per cui essere grezzi o non esserlo si è sempre più o meno incanalati verso un. Qual è la prevenzione che ti ha dato più fastidio sulla tua generazione? La prevenzione? Ma una prevenzione, diciamo così, che si fa rispetto a tutti i giovani, quella della non fiducia, quella di. Poi la nostra generazione, come molte generazioni di giovani, è però quasi priva di un futuro. Certo, per questo cui è una generazione allo sbaraglio. Questo ce lo dicevano anche a noi quando sì, avevamo 18 infatti, anni, credo che sia storico questo, corso e ricorso. Si riporta, sì. Hai speranza tu? Ma speranza sì, perché penso di non mollare mai la mia speranza, però è una grossa incertezza. Nella vita, a parte cantare, cosa fai, cosa hai fatto? Nella vita mi piace molto dipingere, disegnare, leggere, scrivere, tutte cose molto riflessive. Vedo che influisce anche nelle tue scelte musicali. Sì, tutto infatti. Questo. Senti, questo look, si direbbe vestito, adesso, sì. Ispirato al latino, sì. Ai romani. Diciamo ispirato a delle tendenze postmoderne. Questo è un rimasuglio di un vestito romano che avevo nel primo 45 giri e che poi si è vestito con questo nuovo tessuto. A parte il neologismo, per te che cosa vuol dire postmoderno? Postmoderno sono questi anni 80 che vengono dopo gli anni 70, il moderno per eccellenza, per cui questi anni un po' portati verso una tecnologia molto avanzata, però ancora di stasi. Ti spaventa o no? Questi sono forse gli anni più spaventosi, perché l'inserimento verso un'era di computer e di cose simili è più difficoltoso questo tipo di ingranaggio. L'ultima volta, ti piacciono gli uomini di successo? Sì, sì e no, dipende da quale. Ti imbarazzano? Ma direi che il successo per eccellenza a certe volte mi dà un po' fastidio. Perlomeno tutto quello che significa successo nel mondo occidentale. Sì. Benissimo, collegamento con lo stadio.